Guido Bragato, assessore allo sport Comune di Legnano, presente ovviamente, non poteva essere diversamente, a questa 103esima edizione della Targa d'Oro Città di Legnano. Ogni anno ci ritroviamo per parlare di queste eccellenze dello sport legnanese e direi che sono parole spese bene, perché la legnanese merita sicuramente un grande encomio. Sì, parole e tempo spesi bene, infatti diciamo programma questo, una giornata che fa parte del programma iniziative di tutto l'anno proposto dall'US Legnanese, che come amministrazione supportiamo, che va a finire, a realizzarsi completamente con la Coppa Bernocchi, ma ci porta lungo tutto l'anno con iniziative come questa, con altre più legate invece all'educazione, alla mobilità sostenibile, al lavoro nelle scuole, quindi al lavoro completo. Oggi vediamo la parte sportiva, portano ragazzi, famiglie, giro intorno a queste due gare in città, per cui sicuramente un aspetto molto positivo. È soprattutto importante il fatto che la Legnanese non sia solo la Bernocchi, non sia solo la Legnano Night Run, ma è anche sport per giovani, per allievi, per esordienti, per atleti che arrivano anche da lontano. Ah no, esattamente questo, non solo la Bernocchi, non la Strada Legnanese, non solo Targa d'Oro Città di Legnano del Primo Pino Cozzi, ma tutto l'insieme di tutte le iniziative, che non è solo sport appunto, è anche tanta educazione, formazione, e dura tutto l'anno, e per questo che la collaborazione è continua. Grazie Guido. A voi.